Ciao a tutti ragazzi e come sempre bentornati sul mio canale, il canale del Tonsore Ignorante. Perdonatemi la spalla, mi hanno inoculato il 5G con le scie chimiche dei marò di Bibbiano, dentro c'è anche il telepass, quindi faccio un po' di fatica a muovere ancora il braccio. Difatti, per questo oggi, giusto perché uno già fa fatica ad alzare il braccio, ho scelto di andare ad utilizzare uno dei rasoi che mi ha prestato il maestro Luca Panachia, ovvero abbiamo il tridente acciaio Solingen. Non vi darò specifiche sui mano libera perché non è assolutamente il mio campo, non ne so niente di niente, però mi piace continuare a provare a sperimentare per imparare. Logicamente, se no uno come impara? Andata via la voce oggi. Allora, presentazione dei prodotti. Rasoio l'avete visto, pennellino Zenith Dark Synth in ammollo, e andiamo a provare la crema Weleda che andremo direttamente a montare nel nodo del pennello. Quindi io la spugnettina l'ho preparata, mi sciacquo, il prebarba non me lo faccio, non ho tempo, sono appena arrivato a casa, ho una faccia distrutta, quindi mi sciacquo il viso, mi taglierò tutta la faccia e che Dio me la mandi buona. Come sempre per la serie Le gioie della vita, mi è appena caduto il dead cat del microfono dentro al lavandino. Sciacquo nuovamente il pennello, lo strizzo, tanto ormai ve lo faccio vedere, un anno che vi faccio vedere questa storia. Andiamo a buttare dentro un po' di crema, ne esce? No, evidentemente no. Sarà fatto il tappo di cemento? Sentiamo. No, è la crema che è dura. Ma è buona. Facciamo così, va. Usiamo l'amo di pomata come se fosse un prebar. Minchia, che botta di lavanda. Bella botta di lavanda. Non ho dietro l'inci perché purtroppo quando il Max me l'ha regalata era senza scatola, però si accontenta a volte. E soprattutto a cavaldonato gli puzza il fiato. No, scherzo, a cavaldonato non si guarda in bocca. Allora, sciacquiamoci le mani, procediamo col montaggio un po' più acquoso rispetto al solito, logicamente, e ripartiamo con la sbarbatina. Io ragazzi vi chiedo venia, vi chiedo perdono, ma devo aprire la finestra, perdonatemi i rumori, ma fa troppo caldo, 34 gradi in casa e abitando all'ultimo piano, come vivere in un solarium. Poi con questo bel montaggio bollente in viso. Le campane a morto delle 3:30. Adesso gli diamo ancora un po' di acquetta, eh. Ok. Beh, bene dai. Schiumare mi ha schiumato sul braccio, però ha schiumato. Un po' di acquettina. Prima volta che la provo, questa crema Weleda. Mi ricordo che l'amico Enrico, che saluto Enrico, dalla Sardegna, me l'aveva fatta vedere, no, l'avevo vista in una sua diretta Facebook tanti anni fa. Tanti, poi magari sono 2 anni. Andiamo a dargli ancora un po' d'acqua.
ancora una piccola dose d'acqua e poi ci siamo. Pronti qua. Allora, andiamo ad aprire il rasoio del maestro. Maestro, come sempre, grazie per farmi provare questi splendori. Angolo di taglio piuttosto chiuso, l'ho già provato in privato questo rasoio. Ma tanto oggi considerazioni sul rasoio non ce ne saranno, perché non è per nulla una cosa di mia competenza, quindi non me ne compete. Quindi se non me ne compete, sto zitto. Scorrevolezza, dico del sapone, eh? Sì che l'acqua gliene ho data. Vabbè. Oggi è un po' così, un po' hardcore. Sto anche iniziando a imparare a usare l'altra mano, più o meno, piano piano. Però riesco a non farmi male, quindi direi che è già qualcosa. Allora, un attimo che devo fare cambio mano. Qua è dove si incontrano le mie vertigini. Ok. Cambio mano. Gioco di mano, gioco di villano. Un attimo che non mi vedo, che io dall'occhio, sì, sto dicendo dall'orecchio. Dall'occhio destro ho da sempre avuto meno visibilità rispetto all'occhio sinistro, cioè nel senso sul campo. Oggi sto veramente come i pazzi. Mi sono fatti i pezzi. Sto come i pazzi. Cercando di far lavorare la lama su tutta la sua lunghezza, quindi sia sul tallone che sulla punta. In modo da usufruire di tutto il bisello. Allora. Qua la basetta è a posto, parte un po' più problematica della mia persona, il cervello, no? L'azzonamento, che mi sembra già fin troppo secco sto sapore, quindi diamogli un po' d'acqua, va? Proprio un po' più liquido. Non so se secca perché magari può essere un po' andato il sapone, perché comunque era piuttosto solido, o se è proprio fatto così, ma me lo direte voi nei commenti. Chi di voi l'ha già usato mi dia qualche dritta. Scarico, sciacquo anche un attimo le dita, tanto faccio solo pelo e contropelo a sto giro, perché non ho le forze fisiche oggi di cercare un babassà.
Bubba. Mazza, si è asciutta sta crema di sapone. Profumazione di lavanda buonissima. Le rasature a secco, quelle che piacciono a noi. Allora. Un attimo che mi guardo, che non mi vedo. Qua ho bucato qualcosa, una gomma. Penso di essere più o meno a posto. Quindi scarico. Mi sciacquo il viso. Scarico anche sto schifo. Vado a dormire. No, contropelo. Eccomi qua. Ah, che caldo. Ah, prima non ve l'ho detto, comunque come sempre una barba di 48 ore. Facciamo una bella insaponata per il contropelo e ce ne andiamo a dormire. Come gli anziani, poi tutti in bocciofila. Un po' arioso comunque questo sapone, non lo capisco. Ma vi ripeto, oggi mi accontento. Non so se doverne aggiungere ancora io o limitarmi a questo, ma non è che copra, eh? Facciamo così. Picchetto d'acqua. Va bene così, deciso io. Contropelo. Cambio mano e anche magari non lo faccio con il sapone sulle dita, magari.
Zanzare, no. Ah no, qua è così. Scarica. Molto evanescente, vedete? Quel che è rimasto del sapone. Facciamo un'altra applicazione giusto per finire dove non ho fatto, ma quasi quasi faccio una cosa, me ne metto poca poca sulla mano, vedete, è molto granulosa, la monto sulle mani, molto strana come crema, secondo me c'è qualcosa nella conservazione che non è andata a buon fine. Ci vado a dare sopra ancora un po' su quello che c'era del pennello. Non lo so, non mi sta convincendo questo sapone. Cioè, pensavo veramente fosse un po' più performante per la tipologia di sapone che è. Un attimo di seguire le curve della mandibola. Ok. Vita, scarico. Vedete, io devo fare purtroppo tanti passaggi strani. Ok,
qua è andata, mi sono un pochino irritato forse qui perché nella curva ho un po' calcato la mano. Come sempre c'è questo angolino qui da sistemare, quindi proprio un punto, fine, poi ho finito, ve lo giuro. Cambio mano. È che avendo sto problema che non vedo, è molto a sentimento. Boh, sbarbation portata a termine in modo anche piuttosto gradevole, devo dire, nonostante le problematiche che mi ha offerto il sapone. Direi che mi posso sciacquare e ci diamo due conclusioni, un after e basta. Eccoci qua, perdonatemi ma mi sono sciacquato il viso perché stavo sudando di brutta. Mamma mia, quando è che arriva novembre? Non si sa. Allora, pelle piuttosto basic, data dal sapone Weleda alla lavanda. Crema da barba in tubetto, piuttosto durina, spero che voi mi confermiate che non siano tutte così, perché la mia ha lavorato piuttosto male. Vedo che ho fatto un taglietto che andiamo subito a coprire. Per quanto riguarda il pennellino Zenith Dark Synth, ad oggi è sicuramente il mio sintetico preferito in assoluto. Batte anche il Trafalgar, batte tutti i pennelli sintetici che ho. A me piace un casino, peccato che non sia potuto godere questa sbarbata per il tipo di insaponata che ha dato appunto la crema Weleda. Infatti il nodo è piuttosto vuoto di sapone. Poi magari ho sbagliato anche io il montaggio, ci sta, però era evidente che la crema avesse qualche problema, presentandosi un po' granulosa, un po' solida. Magari un problema di conservazione, magari il problema è il sapone che è andato, magari il problema sono io che ho sonno. Possono essere mille i problemi. Allora, pennello sciacquato. L'unica nota che voglio dare sul rasoio del mastro, e la do solo al mastro. Mastro, Luca. Ho capito finalmente, rispetto alla volta precedente, dato che quando io l'ho utilizzato la prima volta, tenendo un angolo di taglio un filino più aperto, avvertivo la sensazione di strappo. Ora invece la sensazione è stata molto più piacevole rispetto alla prima volta, chiudendo un pochino di più l'angolo, la manualità mi ha aiutato a non irritarmi, qualche segnetto, ma sono solo segni, in realtà non è irritazione, perché cioè, se no non riuscirei a toccarmi se fosse irritazione. Sto cercando di capire i tipi di mollatura e di grandezza di rasoio a mano libera che possano fare al caso mio, parlando di rasoi vintage, logicamente, quindi differenti dal mio Dovo 6 ottavi che avete già visto. Per il resto, pelle, nonostante il sapone abbia lavorato in quel modo, risulta molto molto liscia, molto rilassata, tranne questo piccolo taglio e qualche rossore qua e là, ma ci sta anche, cioè comunque sono le 3:30-4, io sono appena arrivato dall'ufficio, ho mangiato pasta fredda al volo e mi sono lanciato qui a farmi la barba. Ho i capelli da pazzo, in testa la suavecito che si sta sciogliendo, adesso mi laverò anche i capelli. Quindi che ci manca? L'after. Io sto vivendo di due indecisioni per quanto riguarda l'after da applicare, perché o ci vado ad applicare l'Atkinson Vintage, che io adesso ho shakerato e sembra l'urino cultura, e l'odore è anche quello. No, scherzo. È una lavanda un pochino troppo forte, secondo me, da abbinare a una lavanda così delicata e buona come quella di Weleda, perché la vintage è un pochino più pungente rispetto alla produzione attuale di Atkinson. Se no, avevo pensato al Denim Tribe, un aftershave che comunque con la lavanda non c'entra niente, però a me piace particolarmente perché ha queste note molto fresche, infatti vado di denim, e mi ricorda al 95% il... come si chiama? Bulgari Man by Bulgari, è un profumo che ho usato spesso d'estate,
e mi piace molto. Mi piace più d'estate in realtà, il Bulgari Man. Vado a metterne ancora una splashata. Niente male. Bruciacchia, il giusto. Quindi vuol dire che non sono irritatissimo. Tranne questo segno molto evidente sulla guancia, ma secondo me è stato il passaggio, diciamo, semitraverso che ho fatto nella fase di contropelo, quindi andando in qui, e magari chiudendo il passaggio ho alzato qui la lama e ha fatto questo segno. Però non è un taglio, non è un'irritazione, qua ci sono le solite zanzare. AMSA, lancio un messaggio all'AMSA, vieni a fare le bonifiche per cortesia, che i verdi quest'anno l'hanno dato il via. Allora, che dire, olfattivamente ci può anche stare, non è un abbinamento preciso indicato con la lavanda, però a me piace. Oggi sbarbata un po' così, un po' spartana, un po' alla bene meglio, alla meglio peggio, alla cap. Niente, vorrei che mi facciate sapere Weleda, per chi l'ha già provata, se ha questa tipologia di crema così dura, se sono il solo che ha trovato riscontri in questo tipo di problematica o è una cosa che avete notato anche voi. Per il resto io ringrazio ancora il Mastro per avermi fatto provare il tridente. Tanto non lo vedrete mai messo a fuoco, però rasoio davvero davvero faigo, poi ne vedremo delle belle ancora. Ringrazio la Denim per aver creato il Tribe con la profumazione di Bulgari e grazie Max per avermi fatto provare la Weleda, anche se ha dato questi risultati. Spero di arrivare a campare fino a domani. Come sempre, bella gente, grazie a tutti quelli che si iscrivono. Grazie a tutti quelli che guardano il video. Grazie. No, dai, scherzi a parte. Buone sbarbate, buon weekend. Siamo in zona bianca, quindi siamo in piscina. Con le dovute accortezze, come sempre. Vaccinatevi, sennò potete andare a dire in giro che la terra è piatta. Poi io vi vengo a cercare con questo e a seguito il Mastro. E non vi conviene. Come sempre, se sei depresso, fatti la barba più spesso. Ciao ragazzi. See you again in the dark side.